E io chiuderei, se no vi valete già. Ci hanno rimandato tutte. Sei bravissimo. Mi somiglia di più. Grazie. Un posto in paradiso. San Basso pure alla sopra. Era aspettato e ben voluto. Una notte. Chi peccato andava lì. E l'anima incartata con il giornale. Sossata. Per gli altri signore. La strada arrampicava nella montagna tutta di precipizi, prete, spine. O porto ci faceva più lontano, o castello pareva una puntina. All'improvviso, una luce forte e chiara, musica e cora, manigliette cara, e mezza una schiera da angeli e beati, un padre eterno in persona presentato. Rivolgendosi a un vecchio barbabianca, Pietro gli ha detto: cosa vuole costui? Vuol sapere se è degno di restare con voi. E dunque, ha amato la sua città natale? Sempre, signore. In ciò è stato esemplare. E la sposa l'ha amata? Ai suoi figli ha insegnato il rispetto e l'onore? Qualche sgarro l'ha fatto, ma è un gran lavoratore. E queste mani spaccate, questa pelle abbronzata, cucinata dal sole. Ve l'ho detto, maestà, faceva il pescatore. Dove hai detto che stava? Qual è il suo paese? Termoli, mio signore, laggiù nel Molise. Un padre eterno allora mi sta a ridere. Ha lasciato l'italiano e ha sentenziato. Termoli, ma appartiene a San Bassa. Scicci, se stiamo pure a perdere tempo. Me, trovi un posto in paradiso. Grazie, grazie. E vi lascio la musica dei nostri amici musicisti. Grazie.